dal manuale della guerra di guerriglia. È importante sottolineare che la lotta guerrigliera è una lotta di massa, è una lotta di popolo. La guerriglia, come nucleo armato, ne è l'avanguardia combattente. La sua grande forza ha radice nelle masse della popolazione. Per questo è corretto ricorrere alla guerra di guerriglia soltanto quando si ha dalla propria parte questa forza maggioritaria. Il guerrigliero conta allora sull'appoggio totale della popolazione della zona. È questa una condizione sine qua non, e si vede molto chiaramente se si prendono come esempio le bande di briganti che operano in una regione. Hanno tutte le caratteristiche dell'esercito guerrigliero: omogeneità, rispetto del capo, coraggio, conoscenza del terreno e molte volte persino un'esatta valutazione della tattica da seguire. Manca soltanto l'appoggio del popolo. Il guerrigliero è un riformatore sociale che impugna le armi rispondendo alla dirata protesta del popolo contro i suoi oppressori e lotta per cambiare il regime sociale che mantiene tutti i suoi fratelli disarmati nell'obbrobrio e nella miseria. Più tardi si potrà arrivare all'azione di masse già organizzate nei centri operai e il risultato finale sarà lo sciopero generale. Il sabotaggio non ha nulla a che vedere col terrorismo. Il terrorismo e l'attentato personale sono fasi assolutamente diverse. Crediamo sinceramente che il terrorismo sia un'arma negativa, che non produce in nessuna maniera gli effetti voluti, che può indurre un popolo a mettersi contro un determinato movimento rivoluzionario e che comporta una perdita di vite tra i suoi esecutori assai superiore a ciò che rende come vantaggio.